Salve a tutti e benvenuti a un altro episodio di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle, un saluto da me. Quest'oggi ci buttiamo su un mazzo di controllo con un pool di colori particolari. Sto parlando di un Grixis, però secondo me Grixis è... non è giusto definirlo così, perché Grixis solo perché abbiamo un mana rosso, questo è rosso, sì, un mana rosso fondamentalmente per giocarci Tibalt. Quindi in realtà è un Dimir con una terra rossa per giocare Vashi, per giocare Tibalt. Comunque andiamo a vedere un attimo nella, appunto, il pool di colori sono tre: blu, rosso e nero, quindi Grixis. Abbiamo blu, rosso, blu, terra blu nera, una terra blu rossa e una terra rosso nera, così che il mana rosso ce l'abbiamo sempre. Il pool di terre è pressoché invariato rispetto a quelli al solito, siamo sempre intorno alle 24-26 terre. Per un mazzo di controllo 24-26 terre, siamo lì. Se ce n'hai 60, se ce n'hai 80, devi arrivare sulle 30, 33, 34. Comunque, e il mazzo praticamente si divide in più o meno 7-8 counter, quindi Drawing the Lock, appunto il counter barra rimozione Dimir per eccellenza, e Sweet Coming, che è il counter per eccellenza nel periodo in cui stiamo adesso. Rimozioni, abbiamo appunto Blood on the Snow e Extinction Event come rimozioni globali, questo perché sono entrambe, fanno il loro lavoro, specialmente Blood on the Snow, che ci permette di andare a recuperare una creatura o un Planeswalker a costo 6 dal cimitero, cosa molto molto importante. Soul Shatter invece è una rimozione un po' più specifica, meno di Heartless Heart perché fa sacrificare, ma comunque aggira l'indistruttibilità o l'exproof della creatura, cosa non da poco. È da usare con, secondo me, con estrema intelligenza Soul Shatter, perché non è da pensare, ah sì, è come l'esatto, prendo lo sparo quando mi pare, no, perché te può cambiare la partita. Appunto abbiamo Valky Tibalt, che è inutile continuare a parlare di Valky Tibalt perché è giocatissimo, e abbiamo Tailwind con l'alternativa di fare della sua lanterna. Questo perché più avanti vedremo qui ci sono delle cose non male. Anche qui su Shatter, se noi abbiamo Tailwind in gioco, il permanente sacrificato ritorna a noi. Abbiamo Ashok che è una rimozione, macina mazzo, che ha 2-3, cioè, no. Ashok è una carta estremamente fastidiosa per la sua modica cifra, per il suo modico costo. E poi abbiamo i pescaggi, Frantic Inventory, Midnight Clock, perché appunto a una certa avremo bisogno di, secondo me, di rimischiare e ripescare, e Skull Raid è estremamente carina, perché se il bersaglio non ha carta in mano, noi peschiamo, se invece ce le ha, scarta. Per ultimo, uno per Gravenlore, perché Gravenlore, secondo me, se hai Blood on the Snow, giochi Dimir, devi avere anche Gravenlore, perché Gravenlore ti permette di refreshare e refullarti la mano a metà partita, cosa non da sottovalutare. Questo è il mazzo, questa era la spoiler, ora non ci resta che andare a provarlo. Adesso sarà pieno di gente che, vedendo che giochiamo blu-nero senza Lurrus, penserà chissà che cazzo c'ha in mano. Niente. Non c'hiamo mai niente in mano. Voi ve scannate, ci castate la roba. Quando leggete data? Io non c'ho mai niente di interessante in mano. Comunque, il compare ha uno Yori on deck, ma tanto noi non vogliamo macinarlo. Ci fai giocare anche a noi? Oh, che bella
questa non la gioco rossa manco se ne pagano. Midnight Clock sui coming. Midnight Clock potrebbe essere una valida alternativa, perché comunque per PSP con il terzo è comunque un ramp. E io a sto punto Tergrid contro un mazzo del genere penso che è meglio la lanterna. Quindi che cosa facciamo? Secondo turno. Ah, Drawing the Lock, tanto se non c'è roba nel cimitero è inutile. Quindi io butto nero. Non c'ha senso giocarmi al primo turno Fable Passage perché ho 1, 2, 3 terre in mano. Avendo 3 terre in mano, Fable Passage può entrare come quarta terra. Quindi entrando come entra come terra stappata. Inoltre, specialmente in un mazzo da 80 e passa carte, quando tu hai Fable Passage e hai poche terre in mano, non so se questo è il suo caso, ovviamente, è sempre sconsigliabile giocarlo al primo turno perché comunque ti porta a pescare meno terre. Maze Mind Tome ovviamente ovvia a questa cosa, però comunque rimane sempre che tu te sei messo questo comunque tu lo devi usare per farla questa cosa, quindi per andare a non missare mai il land drop. A differenza sua, noi il land drop l'abbiamo missato. Allora, qua è setappato per cultivate. Io onestamente non vorrei farlo rampare troppo. Però è anche vero che abbiamo 7 counter, ci sono cose molto più fastidiose dei cultivate da eliminare. Cioè, questo Soil Coming, per esempio, cioè, deve stare fisso contro il coso. Contro il contro l'event, contro l'emergente ultimatum. Lui pesca uno. Cultivate, lo counteriamo o no? Ma si sì, va. Rallentiamolo. Dopotutto noi siamo un mazzo di controllo, quindi cosa c'è di meglio del controllare la sua board in questa maniera? Ole. Tre mana blu, già sta out con l'ultimatum. Già gli servono 8 mana. Va bene, quindi ti giochi Yorion. Noi rimaniamo ancora più difensivi. Abbiamo Earthless Act per gli Orion. Drawing the Lock purtroppo è ancora inutile. Quindi l'unica cosa, l'unica offensiva che possiamo mollare è con Sweet Comin. Binding the Old God direi che può anche andare a fasciare le pecore e a rifornirmi il cimitero suo. In modo che ci va a permettere il counter vero. Grazie.
Ok. Cosa possiamo fare noi? Possiamo rimanere fermi. Abbiamo un counter, abbiamo Frantic Inventory. Sì. Continuiamo a controllare. Noi possiamo counterare solo a costo 3. Va bene. Vedete, se il nostro amico non si fosse giocato Fable Pass già all'inizio, non si sarebbe ritrovato in questa situazione. Visto che ci siamo, alla faccia del cazzo. Mo' fa stupendo, sì. Allora. 2, 3, 4, 5, 6 mana. E allora facciamo la lanterna. Ok, perfetto. Ma hai scartato una rimozione di una creatura. Quindi il turno dopo posso giocarmi Ashok, così non mi spacchi il 2-3. Ottimo. E in più con 4 mana possiamo counterare con Drowning the Lock. Cosa non da poco. Cosa non da poco. Chissà se lui countera. Se lui countera, noi abbiamo il tempo per levare un po' di roba. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Che potrebbe avere negate lui. Ha deciso di non counterare, quindi probabilmente può fare tra qualcos'altro. No, nulla di tutto ciò. Magari vuole counterare Ashok. A quanto pare no. Meglio questo perché questo lo può sacrificare e pescarci una, carta. E prendere 4 punti vita e lo leva. Senti, quindi scarti un altro Artifact, perfetto. Peschi di Mage Mind, Toripi in mano e mo scarta. Anzi, esilia. Che esili? Esilia Mage Mind, interessante. Hai esiliato il Mage Mind da 1. Chia, quindi tu stai carico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma 4 mana blu.
Non c'ha il mana per fare ultimatum. Quindi è capace che ultimatum lui ce l'ha. Capace che ce l'ha in mano ultimatum. Cosa molto molto importante. Noi siamo a metà. Vediamo che cosa fai tu. Yorion è tristissimo ed inutile. Non c'ha senso giocasse Yorion così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, magari si può fare Omen e poi ricalasse Yorion a 5. C'ha 3 mana in più. Con 3 mana in più potrebbe fare un sacco di cazzi. Non l'ho capita sta cosa. Cioè, ha giocato Shadow Verdict così perché non c'aveva un cazzo da fa. Quando poi poteva scattarlo col Terrible Lantern. Non l'ho capita sta cosa. Che poi me l'ha riempito, mo a 7 io posso counterargli ultimatum, quindi è ancora più strana e folle sta cosa. Mo questo nightmare, questa creatura incubo andrà a fare il suo porco lavoro. Se lui me la targhetta 8, 9, 10, non c'ho mana per scoppiarlo, brutta cosa. Non c'ho un cazzo da fare, però lo martello con Tervid. No, se lui si cala Yorion, se è uno Yorion triste, muore Worthless Heart, tranquillamente proprio. No, no, ma no, 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 no. Ok, incominciano a entrare i danni, vedo, eh. The Shadow! Allora, esiliamo. Abbiamo esiliato due terre. Mamma mia, merda. È in turn. Allora. Calcolando che io il prossimo turno rimischio tutto, questa me ne frega un cazzo. Va bene così. E questo lo countero. Pensavi di incularmi veramente così? È un'ora che me lo tengo in mano per counterare Emergent Ultimatum. Dai, su. Scendi che è morbido. Untap. Ok. Fable Passage lo spacchiamo. Perché così ci peschiamo una terra in meno nelle sette che peschiamo. Ci prendiamo la montagna.
E lo spacchiamo nel suo turno, perché ci avanzano 3 mana. Perfetto. My turn. Mamma mia, che cazzo ho pescato. Mamma mia, che cazzo ho pescato. Allora, io intanto calo terra. Ok? Ok? Dai, su, che sto scombando, su. Allora, attacchiamo e eliminiamo gli 4 carte dal cimitero, dal mazzo. Perché lui c'ha tutto tappato. Che è uscito fuori. Mamma mia, quanta monnezza. Vabbè. Ok. No. No. Skull Raid. Scarta 2 carte. Oh, era un altro ultimatum. Quanto mi dispiace. Tanto sarebbe stato counterato, amico mio, te lo dico. Cioè, poi guardati il filmato e vedi che c'hai Outro Mindlock in mano, quindi vai tranquillo. Sarebbe stato comunque counterato. È interessante come il monobianco io non lo vedo più da una settimana. Game Life. Che cazzo è finito? Che fine ha fatto il Game Life? Vabbè, 4 mana, a posto. Direi che possiamo giocarla. Fino adesso le abbiamo vinte tutte. Infatti dovrei... ecco il mono rosso, perfetto. Ecco, un ottimo avversario per perdere la prima partita. Ecco, un valido opponent. Adesso Robber of the Rich. This is mono red, they play mono red, Fairbank champion, Robber of the Rich. Forse era meglio nero. Vabbè, meno male che c'ho ancora questa. C'ha 5 mana. Ecco, se cala un altro Fervent sta sotto Embercleave. Ah no, sono 3. No, manca ancora un mana. Però ha calato un altro Fervent, eh! Però ha calato un altro Fervent! Complimenti! Vabbè. Capace pure se mette a pescare con Frantic Inventory. Allora. Earthless Act ci abbiamo nel mazzo. Cos'altro? Ah, un bel Soul Shatter volendo. Vabbè, tanto che faccio mo faccio dopo. Dice Robber of the Rich e Rimrock. Ovviamente se ne va via Rimrock. Era no, ovvio di più. Ecco la Emberclave. Un'altra terra. Cioè, se al posto dei counter avessi pescato rimozioni, la partita sarebbe stata completamente diversa. Ah, beh, ho capito. Meno male che a risollevare le statistiche del meta c'è sempre il mono rosso. Meno male. Oddio, quasi per mandarlo in crisi. Ma giocherei il mana rosso. No, no, va bene il mana blu. Questo è un cazzo di Mirrogue, porca puttana. Ma no! Peggio! È un mazzo ancora più pe... ancora più peggio. Si può dire ancora più peggio? Ancora più peggio si può dire.
Nice. Extinction Event è ancora più bello quando viene fatto in compagnia, lo sai? Ok. Praticamente mi sto mettendo in forte al tutto quello che c'ho intenzione di castarmi sta partita. Quando arriverò al mana. Eccolo che arriva. Arriva il nostro demone 5-5, dai. No, niente, non arriva. Doppio nero. Doppio nero e a sto punto. Ma sì, Skull Raid. Visto che hai pescato due, mo scarti due, no? Seems legit. Che è tutto sto pensiero? Wow. Lantern. Escape 2. L'ho visto arrivare. So it coming. Notare con che velocità proprio viene counterato l'urroscopo. Cioè l'hanno messo qua, so it coming apposta, perché tu devi fare solo un momento qua, devi fare boom. Cioè in the face praticamente. Che poi lo potevo pure fare entrare e poi lo esiliavo qua Extinction Event sull'Archfiend. Ma sinceramente preferisco essere bastardo geneticamente. Voglio dire, meglio vedere quello che. Meglio fargli scartare la roba che c'ha in mano e levargli il cimitero. Devo in qualche modo devo levare. Mo gli devo levare il cimitero. Perché questo fa sparagan in my wake e cose simili. Sempre scartare, eh? Interessante. Deadweight. Lui praticamente si ritrova intasato di rimozioni. Un po' come me. La differenza è che io proprio. Eccolo con Call of the Death. Va bene. Archfiend. Ok. Hateful Eidolon. Ok. Extinction Event. Good game, cioè che fascia da culo, i macchinieri sono tutti così, c'è cioè, il cazzo la fa. Bravo. Io mi posso pure PA 5 danni, ma tu? Che ti è rimasto il cimitero? Una minchia. Va bene. A posto. Sono o tre danni o sacrifica. Perfetto, tre danni a te. Lui mo farà Magis Favor sul demone, sicuramente, per accorciare. E là io mi pesco due carte. Ok, esiliato. Va bene. Perfetto. Good game. Yurgo! Good game.
Cioè, continua a dire good game. Cioè, veramente tu pensi di vincerla questa? Veramente? Parliamone. Se tu pensi di vincerla, amico mio, complimenti, speri nella top deckata. Vai, vai. Top decca. Buono, Hagadim Awake nel cimitero. Gremellore è entrato proprio nel momento perfetto. Una terra me la tengo. Perfetto. Allora, abbiamo Extinction Event e Frantic Inventory. Praticamente abbiamo la difesa per qualsiasi cosa. Peschiamo una. Terra, vabbè, era meglio un'altra cosa. Peschiamo di turno. Erdrasakt. Terra. Tu sacrifichi. Apposta, hai scartato una terra. È un Tarn. Vai, scarta, piano terra ovviamente. Ok, io ristappo. Ritappo. Scriviamo anche good game. Aspetta, gli dobbiamo mandare il cuoricino. Ok. Good game. Succhialo. No, che fai lo spavaldo. Good game tutta la partita. Ti dico una cosa che mi ha detto il mio amico Bucciarati. Quando vuoi dire a qualcuno good game, fallo quando hai veramente intenzione di dire good game, no così alla cazzo di cane. Questo ha detto il mio amico Bucciarati. Ma che ne sapete voi del JoJo? Ari 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 ari. Arrivederci. Vado. 40 anni e faccio ancora ste cazzate. Content creator, non ci pensavo. Allora, non abbiamo il mana nero. E lui probabilmente è un mono rosso. Vabbè, tanto bisogna perderne qualcuna male per far vedere che il mazzo comunque non è broken, che comunque noi possiamo giocare anche da casa. Ecco, Treble Passage. Non te faccio sapere che c'ho. Non te lo voglio far sapere. Comunque, ottima performance in una delle partite di per dire. Gravenlore, che Gravenlore veramente rimane in cartone, c'è incazzata. Blu. Io non voglio sacrificare Treble Passage, dico la verità, ma se il prossimo turno non peschiamo terra, sono costretto a farlo. Purtroppo sono costretto nel suo turno a sacrificare Treble Passage per un mana nero. Ho fatto male. Oh cazzo, questo è un Tibalt. Un Tibalt che gioca.
Idaro la gioca lo giocavo giusto io nella mia lista del Tibalt. Ma Mono Rosso che gioca così, a me me puzza. Ashamatale Ton, che in antica lingua pre-ebraica vuol dire qui gatta ci cova. Ah, un Fable Passage, mica Extinction Event, oh. Cioè, devi fa un cazzo. Manco fosse Tergrid, che ne so. Ah, gliela ha fatto. Siamo nella cacca. Siamo nella cacca. Sta per arrivare Spalman praticamente. Diretto scontatissimi perché si chiama Spalman. Ti spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalman che tutti spalmerà. Un tamarro dietro l'angolo voleva incularmi la Vespa. Un tamarro dietro un altro angolo voleva incularmi la Caterina. Oh, 2 danni. Uno non si può distrarre in secondo, va bene. Tese in culo, a te il giganto. Che cazzo? Un dwarf. Dwarf è ma... Ho come la netta sensazione che questo mazzo sia il mazzo che io non voglio incontrare, cioè che non voglio incontrare, che ho già incontrato. Comunque, vabbè, gli facciamo sacrificare il gigante, prima infatti sacrifica il gigante, no? Così neanche mi faccio 2 danni, guarda. Dammi la terra. No. Nope. Ok. End turn. Abbiamo missato 2 raindrop di fila. Tocca fare frantic inventory per forza a sto turno, a meno che lui non... Ah, che palle. Throwing the lock andrebbe quasi bene. Che è successo? Gesù Cristo, è arrivata una terra. Extinction Event su dispari. Fanculo. Non so se gioca un altro gigante, veramente. No, vabbè, Thorbrand si prende altre esatto. Tu mana nero. Tu altre esatto. Che mono rosso atipico. Ok, abbiamo 3 cose nel cimitero. Quindi da 3 in su possiamo counterare. No. Ah. Mi pio sti 2 danni? Ma sì. Che cazzo ne frega. Voglio dire, c'è roba molto più pericolosa che potrebbe entrare. C'è roba molto più pericolosa che potrebbe entrare.
Però è anche vero che non è, posso rimanere tutto il tempo a prendermi i danni. Quindi prima che passo a lui Ale, così. Andiamo drone in the lock. Dovrebbe bastare. Ah, comunque è entrato un altro esatto, ottimo. Allora, passiamo. Se lui non fa nulla, noi facciamo Graven Lore e ci abbiamo solo che guadagnato. Perché abbiamo uno scry da 4 con 3 con pescaggio 3. Torbran, va bene. Certo, se mo se gioca 3 shock e mi ammazza, complimenti, eh. Allora, Blood on the Snow, va bene. Leviamo. Peschiamo ste 3, eh? Ma sì. Il fatto è che non ho permanenti da riprendermi nel mio turno. Ah, questa la tengo in mano. Ok, questo va in Fortel. Mettiamo stop nella sua fase di mantenimento. End turn. Ok. Spacchiamo Torbran. Ok, non c'ha lo sparo. Allora, se spara qualcosa di grosso, c'abbiamo Sweet Comin. Se spara qualcosa di relativamente stupido, c'abbiamo Drone in the Lock. Cioè, da 4 in su ci pensa Sweet Comin. Sì, comunque, io avevo già pigiato. No, da quanto sono lenti i server. Cominciamo a martellarlo. O scarti o sacrifichi. No, o scarti o prendi 3 danni. È interessante. 6, 7, 8. Quante Ember Clave c'hai in mano, amico mio? Tu stai aspettando la creatura. Tu stai aspettando la creatura. Spero di non pentirmi di quello che ho appena fatto. Due shock, due giganti.
Due Torbran. Le probabilità che lui ci abbia altri due spari in mano sono alte, ma se l'avrebbe già usati. Quindi che cazzo c'hai in mano? C'hai due Emberclave. È l'unica. Te sei ritrovato. Ah. Interessante. Sì, Ashok, quello che dici tu. C'hai ragione tu. Mettiamo giù il mana rosso finalmente. Facciamo il token e passiamo. Qua sicuramente lui c'ha uno shock. Uno shan gigante. Però il gigante su sarebbe già giocato. È strana. Scorching Dragonfire. Va bene. Ma hai sparato 3 danni sulla pedina, a me fa piacere. Relic Robber, counter. Relic Robber, counter. Cioè, è ovvio, scusami, pure tu. È so stupido. Ecco che c'è in mano, c'è in mano Relic Robber. Da chissà da quanto tempo. Chissà da quanto tempo tu te stavi a tenere quel cazzo di Relic Robber. Ok. Aripedaina. Mettiamo lo stop nel suo turno. Dai, ce la puoi fare. Devi solo fare ok. A rosso non c'ha nulla di incounterabile. Quindi posso andare tranquillo. Quindi gli sparo lanterna nel mio turno. E praticamente servono altre 4, 3 lanterne. 3 lanternate, calcolando che ce l'ho qua. Quindi teoricamente il prossimo turno è finita. Abbiamo picchiato un monorosso farlocco. Perché veramente, cioè, aspetta tutto quel tempo per tirarti giù. Interessante. Ciao. Anzi, addio. Ci stanno? Sì, sono 9 a posto. Counter. Che poi teoricamente potrei pure sparare lanterna prima della sua acquisizione. Cioè subito dopo la fase d'acquisizione. Potrebbe essere una cosa, eh? Una tech. Vabbè, good game, no, neanche un saluto così, niente. Mamma mia. E i maghi rossi sono veramente scostumati. Mamma mia, ma guarda un po'. E considerazioni finali. Stavo pensando, a parte quello magari faremo stavo pensando di cambiare la schermata, perché effettivamente Endstream non è Steam Ended non è, perché effettivamente io in questa schermata faccio le considerazioni finali, quindi devo sistemare gli overlay. Per il format. Comunque, il mazzo cazzo si gira. Divertente, bello matto. Mi piace. È stato. E poi comunque ci ho arrancato, voglio dire. Cioè, ridendo e scherzando, comunque sto mazzaccio è rimasto intorno al 60% di win rating platino, tra platino 2 e platino 3, quindi voglio dire. Cioè, non è manco tanto male, ci si può fare risultato, quindi è un mazzo che mi provo, me lo rigioco, lo rigioco per conto mio, magari c'è il suo qualche cosa, comunque ha provato veramente, un bel mazzo, bella lista, divertente, molto brain, mi piace, vabbè, per oggi è tutto, un saluto da Kyle, il nostro Beard of Mana. E da me, alla prossima succhiata!